Buongiorno, buonasera, quello che è, sono bentornati per questa nuova partita. Adesso un'altra partita. Cambia qualcosa, poi vedremo come per quanto riguarda la formazione del YouTuber Steam dopo la prima sconfitta. Oggi in casa, quindi davanti al suo pubblico contro il Siviglia FC. Io direi che possiamo iniziare. Buonasera e bentornati con il Champions League. Siamo allo stadio della vita, come vedete, YouTuber Steam Siviglia FC. Prima partita in casa in questa Champions League per la squadra di YouTuber, Juventini, Napoletani e non. Ovviamente questa è una partita importante perché devono far punti e accumularli dopo la prima sconfitta. E intanto vi ricordo di mettere, iscrivervi e spuntare la campanellina su Milo Bruschi The Top. Questa è una cosa che devo fare visto che fa parte un po' dello spam che c'è in me in questo momento. Direi che possiamo guardare la presentazione delle squadre. The champion! Bene, Fe, mi raccomando, adesso dobbiamo vincere perché dopo la prima sconfitta bisogna recuperare. Qualche cambio oggi. Vediamo la formazione come si dispone. Eccoli qua, con un 4, 2, 3, 1 con Dani Orgoglio Gobbo esterno sinistro che ricorda molto Mandzukic. Mi pare giusto. Ecco qua la formazione del Siviglia. Disposta con un 4-3-3. Bello il balletto del postman, tra l'altro. Il nostro capitano. A Ciccio Graziani in panchina. Inizia la partita con il Marchese Bianconero che dà subito per Delio Petrelli. Ruschi. NDV. Oggi titolare per la prima volta. Bellissimo NDV che ho via. Per Delio Petrelli. La perde già Delio giustamente. Cerca in oggi cerca colpo Gob. Colpo Gobbo che non è da confondere con Dani Orgoglio Gob. Dani Orgoglio Gob per Kinoshi. Ecco per sempre lui. Colpo Gob per Nino Gipsy. NDV. Il calcio si vive. Petrelli. 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 A giro Petrelli. Cerca il tiro. Bellissimo tiro. Che sensazionale. Non so cosa dire. Questo è perfetto. Eccolo qua. Guardate cosa fa. Passaggio di NDV. Poi di sinistro a giro. Un po' come Dybala. Un Dybala, diciamo molto simile a Dybala. Diciamo che ha qualche capellino meno di Dybala. Ovviamente. Questo è solo un dettaglio. Perché il nostro numero 10 è Delio Petrelli. Mister Ciccio Graziani intanto ha già inveito contro Delio Petrelli. Ritenendo il tiro non all'altezza della sua fama. Passaggio per Leo Kinoshi. Che da fermo la passa ancora a Avsim. Avsim per Nino GFC. La partita sta facendo YouTuber Steam. Nino GFC continua con la palla. Avanza con la palla. A destra per NDV. Il calcio subito. Cross in mezzo. Dani! Dani! E invece sono io. Il Marchese Bianconero. Non Dani. Sensazionale azione. Perfetta. Questa sì che è YouTuber Steam. Che con NDV. Cross perfetto. Il Marchese Bianconero. Spinta il portiere. E la ribatte dentro. Che partita. Che emozioni. Già. Quasi sul 2-0 con il primo tiro di Delio Petrelli. Conferma il gol di questa squadra il Marchese Bianconero con questo tap-in vincente. È spettacolare, veramente spettacolare. Questa esultanza del Marchese Bianconero con tutta la squadra che va contro di lui per esultare. Molto bene, Marchese Bianconero. E rispettiamo anche il sacrificio di Daniel Gob di farsi menzionare pur non essendo lui l'artefice di questo gol e giocando nella sua posizione preferita. Davvero il numero 9. Bellissimo Kinoshi che recupera il pallone. Kinoshi può dare sulla. Sì, può dare sulla. Ma va a fa mai Marchese Bianco. Nerazzurro. Attenzione, Dani Orgoglio Gobbo torna un po' come Mandzukic. Voglio ricordare sempre che Dani Orgoglio Gobbo ha veramente. Attenzione però. Paratona del nostro portiere Giuseppe Zebrato. Attenzione, è rischioso. Bravissimo colpo Gobbo. Che intervento, che intervento. NDV sulla destra, poco piede contropiede. Via contropiede per Totti. Dentro la palla del giardino. No, sbaglio. Telecronaca, scusate. Attenzione, NDV. NDV li fa fuori tutti. NDV. Contromovimento.
Contro ancora un momento. Contro un movimento. Cross in mezzo. Questa volta toglie quel combo. E la butta fuori. Questo colpo di testa non perfetto, ma benissimo. YouTuber stream davanti al suo popolo. E intanto guardate, vediamo se vedete, non ci sono. Guardate bene tra ovviamente i striscioni dello stadio, perché qualcosa di personalizzato potrebbe anche spuntare di tanto in tanto. Palla al Siviglia, che intercetta benissimo Marchesi Bianconero. Non so chi darla, e la sceglie Dario Rivaldo Gobbo, che arriva sulla sinistra. Dario Grossi in mezzo, Dario Rivaldo Gobbo. Mamma mia, per poco la doppietta. O meglio, il secondo gol dei padroni di casa. Bellissimo inizio e primo tempo di questa squadra novella in questa competizione. Ma sta dimostrando di valere perlomeno i 2 euro di spesa di YouTube. Magnate cinese, che però è un po' povero. Attenzione, bravissimo Sim, che anticipa e la passa perfettamente a Petrelli, che è già stanco, come se avesse giocato, ma i tuoi 37 anni si fanno sentire. Giustamente. Fine primo tempo, perfetto YouTuber Steam 1-0, bellissimo gol, o meglio, utilissimo. Possono tornare a bersi un tè caldo, come direbbe Fabio Canessa e Bergamo. Quindi noi ci vediamo per il secondo tempo. Eccoci qua per il secondo tempo, inizia il Siviglia. 4-3-1 confermato per YouTuber Steam, che non apporta modifiche. Squadra che vince non si cambia, direbbe Ciccio Graziani. In realtà l'ha detto lui, perché lui ha detto t'ammazzo, te magno la testa. Quindi iniziamo così. Intanto, se sentite delle urla, sono quelli di Gigio Graziani, che sta inveendo contro Manzo, che lavora troppo poco per la squadra. Benissimo, colpo gobbo, benissimo, e la lancia lunghissima, ma non trova il suo compagno. E cade, tra l'altro, fuori dal TV, nell'anticipo, ma non so come ha fatto a cadere. Era un passo di danza, riguardiamo il nostro passo di danza, col Babbo lo sbaglia intanto. Passaggio, ecco qua, il passo di danza di Roberto, detto fuori dal TV. Quello si chiama stacchette de don don di qualcosa di francese, che non ho idea di cosa sia. Partiamo da fuori dal TV, che questa volta non fa nessun passo di danza. Ecco Milo Bruschi, de spam, vi ricordo la campanellina di iscrivervi al canale, che perde palla con i suoi 48 anni. Si fa sentire l'età, sentite gli op là come avanzano. Bravissimo fuori dal TV, che recupera poi l'errore di prima. Attenzione, Leo Kinoshi può darla a Mandzukic. Mandzukic. Contromovimento. Sbaglia, non importa, però recupera. Leo Kinoshi. S'accentra. Leo Kinoshi contromovimento. Ancora per Dani Nicolò Gobbo. Cross in mezzo per Marchesin. Mamma mia, quasi vicino al 2-0. Vai, Dalio. Boh. C'è vicino anche per il 3-0. Che partita, ragazzi. Questa partita rispetto alla prima è tutt'altra cosa, ragazzi. Bravissimo qua anche Delio. Poi ovviamente la difesa copre benissimo tra portieri, difensori e le loro mamme. Calcio d'angolo. Ecco qua Simone Sim sulla bandierina. Cross in mezzo. Ci arriva nessuno. Non importa, perché c'è Leo Kinoshi che fa un contromovimento, che la passa a Petrelli. Petrelli di sinistro. Tiro di Petrelli. Sergio Ricco. Nessuno ancora cambio per Ciccio Graziani, che ha intenzione di finire la partita così, visto che la squadra sta girando bene per ora. Perfetto Daniel Gorgoblo, come Mandzukic recupera il pallone. Leo Kinoshi dopo il passaggio a Sim, ancora Daniel Gorgoblo sulla sinistra. Dani può avanzare, ma preferisce passare a Kinoshi, che la passa a Petrelli, che la passa al Marchese. Il Marchese gioca ancora Daniel Gorgoblo, ma che giocatori, che gioco del calcio che stanno giocando. Attenzione, cross in mezzo, non ci arriva il DD. Anticipato. E sta attento YouTube Steam, perché il vantaggio è piccolo, non deve concentrarsi per rischiare il pareggio, perché non può permetterselo. Daniel Gorgobbo sulla sinistra, contromovimento, ancora Daniel Gorgobbo, cross in mezzo, cerca il Marchese, non lo trova. Delio Petrelli fa del pressing in solitario, attenzione sulla destra. Attenzione a Milo Bruschi e NDV, si fanno scavalcare, ancora palla a Sergio Scudero, cerca di tornare fuori dal TV, bravissimo fuori dal TV, bravissimo Milo, attenzione contropiede con Nino, bravissimo Nino, Delio Petrelli, oh, cosa ha trovato Delio Petrelli per Marchese, no, il Marchese bianco-nero, mannaggia me chi mi ha messo in campo, Ciccio, attenzione,
Nino Jeff si recupera un pallone importantissimo, ecco che finisce la partita e vince YouTubers Team, una vittoria importantissima, la prima sconfitta in trasferta, prima partita in casa, la gioia dei tifosi e la vittoria con il gol del Marchese Bianconero. L'abbraccio dei suoi compagni, l'abbraccio tra i compagni, questa è una squadra ragazzi. Bene signori, noi ci vediamo alla prossima partita, vi lascio ovviamente con questi dati importantissimi, passaggi riusciti e così via, possesso palla e quello che volete, lo trovate qui. Noi ci vediamo ovviamente come sempre alla prossima partita e fino alla fine, come direbbe qualcuno, forza YouTubers Team.